7 gennaio 2024. Siamo lodati oggi e sempre i santissimi nomi di Gesù, Giuseppe e Maria. E col battesimo di Gesù, questa domenica, chiude le feste natalizie. Tutti i Vangeli parlano del battesimo di Gesù. I tre quasi uguali, Marco, Matteo e Luca, ne parlano dettagliatamente. San Giovanni lo accenna. Perché riscuote un'importanza eccezionale il battesimo di Gesù. Che è un po' figura del nostro, ma anche si dà un profondo significato. Cioè Gesù si mette in fila con i peccatori e quando Giovanni Battista obietta qualcosa, battezzami perché così si compie ogni giustizia, che vuol dire che si addossa tutti i nostri peccati. Per cui c'è la dichiarazione del Padre che lo proclama, lo manifesta a tutti come figlio suo. Leggeremo il Vangelo secondo Marco, il capitolo 1, versetti 7-11. In quei giorni Gesù venne da Nazaret di Galilea, fu battezzato nel Giordano da Giovanni. E subito, mentre risaliva dall'acqua, vide aprirsi i cieli e lo Spirito come colomba scendere su di lui. E una voce si fece udire dai cieli: tu sei figlio mio diletto, in te io mi compiaccio. Subito dopo lo Spirito Santo lo spinse nel deserto. Rimase nel deserto 40 giorni. Tentato da Satana, stava con le bestie selvagge e gli angeli lo servivano. Però voglio farvi conoscere come sono il santo del giorno, San Raimondo da Peñafort, nato da signori catalani nel 1175. Studiò a Barcellona, ne incontrò un collega di studio che poi diventò Papa e ritorno da Barcellona a Peñafort. Raimondo fu nominato canonico della cattedrale, ma siccome si era aperto un convento dei domenicani entrò tra i frati predicatori. Aiutò anche il futuro santo Pietro Nolasco a fondare l'Ordine dei Mercedari per il riscatto degli scapi. Gli fu affidato, dato che era giurista, dai pontefici, di raccogliere e ordinare tutte le decretali e disciplinare in materia di dommatica e di morale. Nel 1234 gli offrirono il vescovato e lo rifiutò. Lo volevano anche il ministro generale e non volle. L'attività intensa che lo vide in tutto il mondo lo sfianca
e a 70 anni torna infine a una vita di preghiera e studio, di formazione nuovo predicatore dell'ordine, e muore a Barcellona, dove è sepolto. Alleluia. Il battesimo di Gesù, ricevuto circa a 30 anni, quasi a 30 anni, da Giovanni Battista, ha dato adito a parecchi equivoci. Il primo è quello che si è convinti che bisogna battezzarsi in età adulta e che quello dei bambini non vale. La Chiesa Cattolica, il battesimo di Gesù è fondamentale per far comprendere che Gesù è venuto come uomo a prendersi tutti i nostri peccati. E per evitare equivoci, Dio Padre e lo Spirito Santo in forma di colomba attestano che non è soltanto uomo, ma è Dio. Per cui il battesimo è una figura, come una profezia del vero battesimo, che consiste per i cristiani che vogliono seguire Gesù, o meglio, per gli uomini che vogliono seguire Gesù, di partecipare alla sua passione, morte e resurrezione, che dà inizio a un cammino di fede per giungere poi alla fine all'amicizia totale di Gesù e ricevere l'abbraccio del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, come figlio, come fratello, come amico. Ed è bello sapere questo, perché il battesimo che viene ordinato e specificato da Gesù, addirittura comandato, è un germe che va seguito, è un inizio e si può dare anche da bambini, perché è un dono, non è un merito, è un dono attraverso la fede della Chiesa, dell'Assemblea costituita nel momento del rito, perché non viene da noi la grazia di Dio, ma viene dall'alto, non dal basso. Amen. Alleluia. Che cosa meravigliosa il battesimo comandato da Gesù, che è valido anche da bambini, perché è un regalo che il Signore ci fa per farci diventare suoi fratelli, figli di Dio Padre e sposa dello Spirito Santo. Cioè entriamo a far parte della nostra buona umanità, unita all'umanità di Gesù, alla divinità. Riceviamo la benedizione in nome della Santissima Trinità. Il Signore sia con voi, il Signore mi custodisca, fratelli. Non le faccia risplendere su voi, questa volta vi dia la sua misericordia. Non rivolga il suo sguardo verso voi e vi dia la sua pace. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Specialmente perché venga valorizzato il battesimo, specialmente nei sofferenti di ogni tipo.
L'aiuto ce lo dà la nostra Madre Santissima, perché Madre di Gesù, allora è Madre nostra, San Giuseppe, San Francesco, Sant'Antonio, questo grande santo Ignazio da Pegnafoco e tutti i santi, e gli angeli, con San Michele Arcangelo, San Gabriele e San Raffaele. Pace e bene.